Buonasera in studio Massimo Bonella alle 19.45 per il notiziario Istria, oggi qui da Radio Sirius TV di Treviso. Trasmissione in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Salvore, si è svolta sabato scorso presso la comunità degli italiani di Salvore la presentazione del libro Stanza Grande di Salvore, le fortune di Carlo Cesare in Egitto, a Trieste e in Istria. L'opera della scrittrice e traduttrice Marina Petronio approfondisce la storia di Salvore e dei suoi territori e riporta alla memoria le vicende della famiglia Cesare. Ad affiancare per l'occasione l'autrice sono stati Massimo Gobessi, giornalista, scrittore e curatore della trasmissione radiofonica Sconfinamenti, e la professoressa Marina Paoletic. Al termine della presentazione è intervenuto il presidente della comunità degli italiani di Salvore, Silvano Pellizzon, ringraziando i relatori ed il pubblico, sottolineando l'importanza di queste ricerche storiche. Tra il pubblico erano presenti Silvio Del Bello e la presidente della comunità degli italiani di Umago, nonché il vice sindaco di Umago, Floriana Bassanese Radin. Il 29° numero del foglio della comunità degli italiani di Fiume è recentemente uscito, ricco di interviste, notizie e approfondimenti, con una novità: l'ultima è una versione ridotta, poiché la rivista è diventata semestrale. La Torre offre puntualmente ogni anno testi su personaggi e vicende storiche del capoluogo quarnerino, mostrando l'operato del sodalizio e l'attività di connazionali e attivisti, contribuendo ad approfondire e consolidare l'identità fiumana. Alla stesura della rivista si occupano diversi autori, tra giornalisti, ricercatori, curatori e attivisti. Tutti gli interessati possono ritirare gratuitamente una copia della Torre nella cartolibreria Edited a Fiume presso la biblioteca della comunità degli italiani, oppure è possibile scaricarlo online sulla pagina Facebook del Sodalizio. Fiume, martedì il Salone delle Feste di Palazzo Modello di Fiume ha ospitato il concerto del Trio Flores, l'organico da camera composto dal soprano Ingrid Haller, dalla flautista Paola Radin e dalla pianista Vesna Ivanovic Okvirk. Per questa occasione le tre concertiste hanno scelto un repertorio raffinato, molto apprezzato dal numeroso pubblico che ha partecipato alla serata, tra il quale era presente il console generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri, il presidente dell'Unione Italiana Onorevole Furio Radin, accolti dalla presidente della Comunità degli Italiani di Fiume Orietta Marot. Il concerto è stato finanziato dall'Unione Italiana con i mezzi del Consiglio per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Dovremmo avere ancora il tempo per un'altra notizia. Sono le 19.49, questa è Radio Sirius TV di Treviso. State ascoltando il notiziario Istria Oggi in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Abbiamo una notizia da Castelvenere. Sabato 30 giugno alle ore 19.30 la comunità degli italiani di Castelvenere vi invita al 20° anniversario del sodalizio presso la Casa di Cultura Malotta. Vi ricordiamo che altre notizie, approfondimenti sulle tematiche della minoranza italiana che vive nella vicina regione dell'Istria le potete trovare anche sulla trasmissione dal titolo Sconfinamenti in onda sulla radio RAI di Trieste ogni mercoledì alle ore 16 sulla frequenza in onde medie di 936 kHz. Ricordo altresì che sulla televisione internazionale TV Copper Capodistria ogni domenica sera alle 20.30 potete seguire Istria e dintorni, altri importanti, altresì interessanti approfondimenti e trasmissione condotta e curata da Monica Bertoc.
Sono le 19:50, termina qui il notiziario dell'Istria, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Lettura in studio Massimo Ronella. Vi aspetto alle ore 22 per il settimanale di approfondimento giornalistico Osservatorio Antimafia. Poi ricordo altresì che le repliche di Istria Oggi le potete ascoltare tutti i giorni alla stessa ora, escluso il martedì. Nuovo numero di Istria Oggi a partire da mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito e buonasera. Grazie.